E rieccoci qui, ragazze e ragazzi, su The Last of Us parte 2. Sono qui davanti a questo probabile co singolo colpo fucile che dovrò. Sarò costretto a lasciare indietro poiché sono pieno e non ho nemici a cui sparare. Quindi, a saperlo prima, avrei usato il fucile contro la grossa iena che ci è capitata, diciamo, poco fa. E sì, l'episodio scorso abbiamo incontrato le iene per la prima volta. Abbiamo avuto a che fare anche con questa setta, perché praticamente più che col WLF, le iene sono una vera e propria setta, mi sa. Mi sa che adorano quella donna che abbiamo visto sparsa per la città, diciamo, la foto di quella donna, o comunque il disegno di quella donna sparsa per la città. E vabbè, quindi dobbiamo guardarci bene alle spalle. Insomma, una città abbastanza pericolosa. Molto pericolosa. Vabbè. Siamo finiti nella tana del lupo, decisamente, decisamente. Allora, qua vediamo, stiamo andando verso l'ospedale. Questi stanno dando la caccia a uno, anzi a una del gruppo che ha ucciso Joel. Dobbiamo anche farla parlare, adesso vediamo. Qua c'è niente, no? Io alla fine non è che sono messo male. Forse i kit medici sono pochi, ne ho solo uno, perché l'episodio scorso ne abbiamo usati parecchi per poter sopravvivere contro le iene. Vabbè. Adesso però si va su di qua. Proviamo questa. Proviamo questa. Beh, si poteva salire anche di là, o sbaglio. Anzi, io vado, salgo di là adesso, aspetta. Oppure posso saltare. Ok. Alcol. Anche lì c'è la roba, però. Va bene. Forbici, stoffa. Nastro. Ok. Ancora nastro, la Madonna. Mezzo e mezzo, se mi hanno fatto uno. Qui. Si può andare. In effetti. 1, 2, 2, 2, 1, 3. 3 forbici addirittura. Aspetta, 3 forbici. Allora tanto vale. Magari una freccia no. Però. No. Vabbè, adesso vediamo. Perché al limite posso riparare ancora il piccone. Boh, vediamo. Più su. Uscita. Ospedale, eccolo lì. Ti conviene esserci, Nora. Stiamo avvicinando. Se adesso arriviamo non c'è nessuno. Tra la fatica. Qui mi sembra un luogo imboscato. Oh, ma che è stamattina? Cioè, non so se si sentirà
al microfono è già il secondo elicottero che passa, ma che cavolo è? Cioè, boh. C'è niente. Andiamo, io guardo per tutto. E si scende di lì. E nell'acqua. L'acqua. Ah, ok. Sì, non mi ricordavo che bisognava premere cerchio, pensavo X. A vedere, qualcosa sott'acqua devono aver messo. Finora mi pare che non ho trovato nulla sott'acqua, però strano. Infatti anche qua io non vedo niente. Mi sembra molto strano, sott'acqua, una zona un po' nascosta, ci nascondiamo qualcosa, no. Vabbè. Qui c'è una fermata dell'autobus, devo vederla. No, non c'è niente. Niente. Sembra di essere nella giungla, però, cioè. No, nulla. Siamo sicuri, no? Io controllo ogni tot, però neanche posso neanche stare 3 ore sott'acqua. Aspetta, qui c'è. No, meno male che la vibrazione mi ricorda che stiamo per soffocare. Boh. Adesso non so dove guardare, se avendo paura di lasciare indietro qualcosa. Sull'ambulanza non c'è niente. No, non c'è niente là. No, a parte che non si può andare, mi sa. Cosa ha fatto? Strana cosa. Andiamo lì. Aspetta, di là si prosegue, mi sa, verso l'ospedale. Qua. Zona di clicker, però boh, cioè, mi sembra così a naso, un po' umida. Ok, siamo sopra. Bottiglia lì dentro. C'è qualcosa, forse una stanza chiusa. Ah, pillole. Ok. Ah, ecco, si entra di lì.
come si va di qua? Sì, ma si torna indietro, aspetta un attimo. Vieni a vedere prima qua sotto. Cioè qua dentro. Ah, cassaforte. Ok. Cassaforte. Oh, che bello. Un banco da lavoro. E non arriva nessuno, spero, qui, perché la stanza chiude, sai. Però... cioè, non c'è nessun documento, niente, che ci parla di... niente. Di questa cassaforte. Vabbè, intanto... ok, allora. No, rumori non ce ne sono, quindi. Va bene. Con 75 colpi. 75 sì, colpi. 75 materiali. Avevo detto... vediamo, con l'arco... no, facciamo come avevo detto, capacità del fucile. Che ho lasciato indietro un colpo fucile, mi ha dato un po' fastidio, ma... più 3 capacità caricatore, velocità di ricarica più 65%, ok. Perfetto. Ok. Così, qua mancherebbe solo il mio telescopico e vabbè, vedremo. E niente, il terzo elicottero che passa. Insomma, vabbè, cosa sta succedendo non si sa. Va bene. Velocità di ricarica. Questo è passato vicino, però. Si è sentito bene, mi sa. Cadenza di tiro. No, non possiamo fare nulla. No, non possiamo fare nulla. È posto così. Vediamo. Ah, ecco qua. Ok. Almeno adesso. 6 colpi. Ok. Bene, ma... vediamo. Se seleziono la cassaforte, la interagisco. Non... no, ovviamente non vuole il codice, non dice niente. Quindi la soluzione... dove sarà? Lì dentro documenti non ne abbiamo visti. Un po' di bottiglie, vediamo qua in basso. Qui, boh, sì. Ah. Siamo tornati qui, siamo tornati indietro. Sì, non l'avevo vista sta strada. Non l'avevo proprio vista. Qua c'è qualcosa, bottiglie. Perché ci danno così tante bottiglie? Devo farci qualcosa? No, qua è bloccato. Fammi vedere in alto. Ah, una carta. Attenzione, mi era sfuggita. Pat Mandar. 80-60, pianeta d'origine addirittura, Nettuno, filiazione Spark. La nettuniana Bat Mandar è stata la piratessa più famigerata del sistema solare, divenuta nota per i sequestri di navi cargo che seminarono carestia nelle colonie di Europa ed Encelado. Encelado, sai. Europa Encelado, sì.
Inseguita dalla Future Alliance fino alla fascia principale degli asteroidi, spinse la sua nave verso un misterioso condotto spazio-temporale e si trovò ricondotta indietro nel XXI secolo. Dopo l'iniziale entusiasmo per la nuova condizione di superiorità, ha cominciato a soffrire i limiti delle tecnologie obsolete ed è entrata in contatto con la Spark, offrendo le conoscenze del futuro in cambio di aiuto per tornare alla sua epoca criminale. Malvagio dal futuro. Sì, però la soluzione è sicuramente qua, da queste parti. Cosa c'è? Ah, ecco un documento. Doveva esserci per forza. Tom, continua a sentire spari a ogni ora. Non esiste modo di fermare quella setta di fanatici. Non possiamo aspettare che ci trovino i ULF. Dobbiamo raggiungere la loro base a piedi e unirci all'organizzazione. Ho nascosto qualcosa di utile nella cassaforte. Pensavo di uscire in ricognizione per stabilire il tragitto migliore, ma tornerò con un piano il prima possibile. Occhi aperti, MK. PS, quasi dimenticavo, il codice è 385523. Ah, peccato. No, nel senso, così è stato facile scoprirlo. Ma avrei preferito appunto un piccolo, insomma, enigma da risolvere. Qualcosa di minimo, eh. Ecco, però adesso l'ho appena letto, ma non mi ricordo. Aspetta. Cos'è che è? 38, 55, 23. Così. Allora, 38. Troppo. E 23. Guarda, quanta roba. Pure un kit medico. Com'è al massimo, scusa? Ah, quindi comunque possiamo portarne 9 comunque di colpi. Ma quindi anche con la pistola... ma no, scusa, in teoria... no, in teoria con la pistola mi pare che il massimo era 12. E in effetti con la pistola non sono ancora arrivato al massimo. Scusa, il massimo era 12, in teoria posso portarne di più dietro. Non saprei, però col fucile no, ma dai... quindi più di 9 colpi in ogni caso, cioè abbiamo il vantaggio che ne abbiamo di più nel caricatore, però non possiamo portarne comunque dietro, diciamo, più di 3 di scorta, visto che ne abbiamo 6. E vabbè, niente, anche questo rimane lì, a saperlo allora non l'avrei preso il potenziamento della capacità. Sarà così anche per il fucile a pompa? Non so. Vabbè. E vabbè, niente. Beh, in effetti sta zona comunque non è che è accessibile facilmente, nel senso che magari la puoi mancare. Magari tu sei nel fiume lì, vai dritto e non ci fai caso. Questo sì. Però avrei preferito come insomma in passato qualcosina che mi lasciava, come posso dire, trovare la soluzione, non trovarla già scritta. Vabbè. Ok. L'hai trovata? Opla. Isaac non sarà contento. Questi sono del VLF. Di chi diavolo parlano? Ha detto l'hai trovata. Quindi forse non è riferito a noi. Forse qui Joel, se Joel non ci insegnava a nuotare, avevamo già finito il gioco. Sì.
Aspetta. Facciamo tipo Rambo. Aspetta. Attacchiamo dall'acqua. No. Ma aspetta, le cuffie. Come... no, mi fa salire qui. No, ah sì. Non fiatare, cazzo. Sulle mani. Piano. Calmati. Conosci una certa Nora? Sì, certo. Dov'è adesso? È all'ospedale. E dove è all'ospedale? Stanno liberando i piani superiori. La trovi là. Ma allora sei stupida, scusa, eh. Imbecille. Cos'è una PSP? Sembra. Sì. Vabbè. È proprio idiota, scusa. Allora non parlava neanche, cioè. Colpo pistola. Sì, poi anche ancora. Ma Fede, ma dammi i colpi del fucile a pompa piuttosto, no? Vabbè. Ok. Allora, la forbice è il massimo, quindi cosa possiamo fare? Una freccia in più? No. No, facciamo una freccia, dai. Ok. 25 frecce, vai. Tra l'altro, appunto, avesse il silenziatore, il fucile, magari. Uno lo userebbe più spesso. Cioè, mi ha dato 3 colpi fucile alla fine. E tutte e 3 ho dovuto lasciarli indietro. Porca vacca. Vabbè, sappiamo che Nora è all'ospedale. Vabbè. Aspetta, di là si va su, di qua. Ma poi tra l'altro al massimo cosa? La stoffa. Facciamo... facciamo la molotov. Oh, aspetta, no, facciamo... facciamo il silenziatore. Ah no, possiamo averne uno. Porca vacca, solo uno. Aspetta. 68. 68. E no, l'efficienza... no, degli silenziatori l'avevo già presa, sì. Sì, qua, ok. Quindi... no, niente, prendiamo questo. Crea trappole esplosive extra. Ok. Perfetto. Così poi... crea frecce esplosive extra, va bene. Ci penseremo. Adesso però con la stoffa, il silenziatore non lo posso fare. Facciamo la moto. Ok. E alla fine comunque ci siamo... ben armati, nonostante abbiamo usato un bel po' di colpi prima, un po' di risorse per curarci. Spegni la torcia. La barca è partita, stiamo per fare le valigie. Bene, la mia ragazza mi aspetta all'avamposto. Mi prendi per il culo? Devo andare di sopra. Abbiamo rimesso con Joe. Ehi, siamo brave insieme. Ci credo. Ma non è giusto. Se vuoi un consiglio, trovati una soldatina. I turni passano prima. Certo. Lo terrò presente. Ok, siamo all'ospedale. Sì, no, la... le iene si stanno avvicinando. Bastardi maniaci, devono morire tutti. Anche voi. Sai perché ci hanno richiamati tutti all'avamposto? Isaac ha dato ordine di riconquistare il centro. Forse è arrivata l'ora di combattere. No, pensa a cosa è successo l'ultima volta. Neanche Isaac è così matto. Gira questa voce.
Cioè? Gira questa voce. Ah, quella che ha detto prima, forse. Vabbè, vediamo. Sì, però voglio dire, cioè, se capitasse davvero una cosa del genere, io andrei sul cucuzzo di una montagna o isolato da tutti. Mi farei i fatti miei. Non romperei le palle a nessuno. No, questi si devono far la guerra. Vabbè. Aspetta. Allora, io quasi quasi... No, invece quasi quasi niente, perché alla fine ho sempre paura di sprecare colpi. Perché usare... due colpi devo usare per sfruttare il silenziatore. O posso usare l'arco, effettivamente. Teniamo il fucile, sì, visto che i colpi sono al massimo. Ah, quello si è fermato lì, però ecco, adesso che mi appresto a mirare, ovviamente, si sposta. Ci sono pure i cani, maledetto, l'ho visto, almeno uno. Porca vacca. Sarà dura anche qui, ovviamente. Aspetta. Ah, questo però forse fa il solito giro. Sì. Sembra... Se blocco... Sa che abbiamo compagnia. Oh, merda! Ho detto che questo era... Aspetta. Era forte. Oddio. Di qua! Ma... Madonna! Guarda il cane, guarda il cane. Mizza, questo qua frantuma i crani. Peccato non sia infinito. Aspetta, aspetta, calma, calma. Abbiamo il cagnolino là. Non deve scappare! Porca. Aia. Non deve fuggire! Aspetta. È andata lì dietro. Dai giù. Su, bello, insegui. Qui, qui. Come, m'ha visto? Ok. Preso. Aia. No, lanciano le granate. Stardi. Ok. Ma alla fine se non facciamo così, mi sa che... Per la stealth sarebbe stato molto, molto dura. Ok. Aspetta. Qua. Dividiamoci per lustra il cortile. Allora, io... userei ancora un colpo. Ok. Il fatto che non vedo... Aspetta. Dove vai tu? Come afferra? C'è il muro? Afferra. Adesso. Madonna. Deve essere lei. Vedo che succede. Ma porca. Via. Il fatto è che c'è anche il cecchino, è vero? Continua così. Guardalo lì. Fermi. No, no, non vado sotto. E poi mi beccano subito. Non si sa perché. Ma che cazzo è? Dobbiamo trovarla. Aspetta. Eccolo lì. Guarda, guarda che guarda sotto. Hai visto? Ah no. Ah sì, sì, ha guardato sotto. Bastardo. Nessuno ha visto niente. Opla. Silenzio.
Vabbè, almeno c'è un po' di azione, dai. Un po' di azione. Però c'è il cecchino in alto, lui dà fastidio. Cos'è? Ah, è un pezzo di legno, va bene. Devo prenderlo andando su di qua per forza. Aspetta. Beh. Ah, forse non mi può vedere. No, giù, giù, giù. Cazzarola. L'ho trovata! Giù, 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 è giù. Qui! Molla, molla. Aspetta, aspetta. Che sfortuna però, si nascosta lì! Beh, se scende però mi fa un favore. È scappata! Ok. È qui intorno, da qualche parte. Magari. Ok. Forse questo non scende. Provo a risalire. Aspetta. Aspetta. No, giù, giù. Ok, almeno adesso. Cavolo. Oh, cos'è questo? Ecco, colpo, ma... Senti, allora adesso io uso il fucile, che cavolo. Aspetta, se... Qualcun altro c'è sicuro. Però non lo vedo. Ah, eccolo là. Eccolo là. Almeno un colpo fucile lo uso. Ma in teoria non può avermi visto, Però... Ok. Trovatela presto. Le voci lì dentro. Ah, okay. Guarda là. Respira. Forse là si può saltare. Questo però guarda fisso qui, cioè. No, ok, ho cambiato idea. Aspetta. Qualcuno sa dov'è? Niente qui. Devo avere la visuale, tanto ormai mi hanno beccato. Ecco, una là in fondo, ok. Devo avere la visuale libera. Sì, in effetti qua la distanza è considerevole, però... Cioè, mi avrebbe fatto comodo, appunto, il telescopio. Vabbè, fa niente, ci adattiamo. Guarda, 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 aspetta. No. Scusa, come fai a vedermi se stai guardando lì a 2 metri da te? Intanto non si è avvicinato nessuno. Forse sono tutti dentro. Preso. Ok. Hop. No, madonna. Ok. Ok. Almeno dai. Guarda, guarda, guarda. Vabbè, ma stiamo fermi un attimo. Sta guardando. Come ha fatto a sparire? Ok. Scovatela. Ok, ok. Se ti te ne vai. Ok, grazie. Dove sono le scale? Dici che è lei? Vado a vedere che succede. Vai a vedere. Aspetta, ma qua si può salire? Non lo so. Si può salire di qui? Laura, niente? Non c'è nulla.
No, forse non si può salire, quindi non possono venire a vedere. A meno che non sale di lì. E infatti. Porca che sfiga! Lassù! Sfiga. Aspetta. Vabbè, almeno ho usato il silenziatore, era quello che volevo fare. Così ne facciamo uno nuovo la prossima volta. Però se adesso io non mi faccio più vedere, vediamo se... Non è qui! E infatti. Dobbiamo stanarla. Perché qui non possono salire. E non gli viene in mente di salire di lì. Quindi... In un certo senso abbiamo fregato l'IA. Sento... Nessuno ha visto niente? Nessuno qui intorno. Lo sento... Qui... Non capisco se è vicino... Comunque ronzano qua intorno. C'è più nessuno. C'è. È là troppo lontano. Ah, a me sembra di sentirne uno vicino. Ah, ecco, appunto. Aspetta, ma dai, volevo anticiparlo. Aspetta. Oh. Vediamo se riesco a recuperare tutte e due. Vabbè, io scendo, No. Ok. Sì, forse possiamo recuperarle entrambe. No. Una, quella che ho sbagliato. Okay. Vabbè, altra si è rotta. Bombola. Questi mi stanno cercando. Al massimo non so cosa, qualcosa. Aspetta. Ok. Oh, cambia? Ah sì. È meglio il martello. C'è una. C'è uno là in fondo. Poi facciamo un bel giro, ma ovviamente. Adesso. Oh madonna, questa viene qua. Quello là. Scavalchiamo. Esatto. Non, non. Ma brutta. Madonna. Ci ha messo un po', eh. Posto. Oh merda. Trovata! Di qua. Vieni, vieni più vicino, vieni più vicino.
Mai, non così vicino. Ah, sta. Ok. Ok. Tu per spammi ti devi avvicinare. La bottiglia, un po' di roba. Ok. Aspetta, no, no, non è finita. Ok, niente. Cioè, non so se è rimasta da sola quella. Boh. Adesso la volevo aggirare, ma magari si è già spostata. Infatti. Ah, ti ho sentito, eh. Beh, che sei lì. Ci stiamo ricorrendo, aspetta. Ok, oh, ti vedo. Dove vai? Di lì? Bene. Sei entrata qua dentro per forza. Infatti. Ok. Quindi... Aspetta, aspetta. Mi ha visto. Sì, mi ha visto. Ma io lo aggiro. Cazzarola, ci è mancato poco. Ok. Basta. Non lo so. Boh, lei non dice niente. Però la musica, cioè il sottofondo sonoro, mi sembra non ci sia più, quindi mi sa che possiamo camminare normalmente. Un po' di vita. Ok. Adesso. Devo guardare tutto adesso. Ok, qua. Stoffa. Dammi, quanta roba, dammi. Ok. Questo, pistola. Ok. Ho qualcosa al massimo? Il recipiente era al massimo. E allora io farei il silenziatore. Ok. Così almeno. Perfetto. E c'era, mi pare, un recipiente da qualche parte, però. Correndo. Ah, prendiamo questa. Ok. Qua dove è morto il cane. Ecco perché io preferisco sempre i gatti. Mi fanno i fatti loro. Qui, cos'è? Colpo, oh, finalmente. Colpo fucile a pompa. Là in alto avevamo visto. Guardare dentro.
no, aspetta. Suggerimento, cioè ti ringrazio, ma abbiamo roba da prendere. Ah, forse era, aspetta, era di là. Che io qua non so se andare troppo avanti in certe direzioni. C'era un recipiente, mi sa che era un recipiente. Aspetta, fa vedere. No, questo è vetro. No, l'asse di legno te la puoi anche tenere. È qua forse? Non so. No, qua c'è una pistola. Ok. Ah, qua, ecco. Ok, perfetto. Ricarichiamo. Ok. Sì, sì. Qua. Aspetta. Oh, ancora elicottero, ma che è? Ma davvero? Cioè, boh. Poi tutti di qua passano. Non so. Non so se voi li sentite o meno. Vabbè. Qua non vedo nulla. Ah, ok, qua. Qualcosa. Prendi l'arco. Oh. Ok. Io li spacco tutti. Va bene? Ok. Niente. Forse di qua dobbiamo andare. Aspetta, va. Beh, ora. Esatto, ok. Almeno ne ho la certezza, va. Così posso guardare da altre parti prima di aprire porte. Quindi guardiamo di qua. Vai, perfetto. Come siamo messi con la pompa 448? Boh, non saprei. È vero che abbiamo anche le frecce esplosive, eh? No, di armi. Ma non so se ce ne sono altre, eh? Perché comunque di armi siamo messi bene. C'è due pistole, un arco, un fucile a pompa. Non penso ci servirà altro, voglio dire. Al massimo, ok, qua, cos'è, cos'è? Revolver, esplosivo al massimo, allora. Possiamo fare, però così creiamo due bombe. Cioè dovrei usarne una e poi con la creazione vado a crearne due, almeno ottimizzo le risorse. Se no possiamo fare le frecce esplosive. Dai, facciamo frecce esplosive. Ok. Ok. Guarda, qua mi sa che c'è roba. No, è un'illusione. Qua sì. Sì. Basta, sono tornato qua. Ah, vedi, c'era il passaggio qua sotto, pensa a te. Ok, ok. Possiamo... non penso ci sia altro. Poi vabbè, adesso non è che posso neanche stare qui a guardare ogni angolo, ogni anfratto. Vediamo un attimo qua. Forse qua non ci sono stato. Non saprei. Ho passato un po' di fretta, forse. No, sì, sì che ci sono stato. Qua... direi di sì, ok. E va bene, dai. Visto, abbiamo visto.
qua non si va. Qui spacchiamo per sicurezza. Non c'è più nessuno. Va bene. Avanziamo. Ovviamente dobbiamo sempre fare il casino. Apriamo una porta. E beh, vedi, io potevo, volendo, appunto, andare direttamente qua senza magari uccidere nessuno. E ce l'avrebbe data comunque buona, secondo me. Però no. Io devo vedere tutte le risorse, giustamente. Devo prenderle tutte, ovviamente. Abbiamo la torcia spenta. Dove non si può tenere spenta, accendiamo, anche se è molto rischioso perché qua ci sono gli umani. Però forse sembra che non ci sia nessuno. Documento. Elenco scorte essenziali, tamponi con alcol, con iodio, gas in tessuto, vabbè, ok. Se disponibili, kit infusione intraossea, bendaggi emostatici, polsino, va bene. Cercati da ogni angolo del primo piano, ci sono stanze che non abbiamo ancora aperto. Qui potreste trovare qualcosa, non scendete ai piani bassi, se... E sono scesi loro. Terreno, forse intende sotto piani sotterranei magari. Aspetta prima di spaccare. C'è. Sei tu, Nora? Qualcuno sta sentendo la musica. Ma qua non... Ah, guarda là. Ok, adesso guardiamo. Posso guardare? Sarà lei, boh. Io la faccia non me la ricordo, quindi Ellie, pensaci te. Se avessi messo più guardie, Abby sarebbe ancora in cella. Quando è stata qui, Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Al diavolo, devo tornare al lavoro. Nora! Io non voglio pagare per lei. Ah, quindi Abby è scappata? Avevano messa in cella. Piano. Continua a dar roba, mi fa piacere, però mi sembra tanta. C'è altro? Abbiamo pieno qualcosa? Ecco. Facciamo un kit medico. Ok. E apriamo la porta.